Ciao ragazzi! Non metterla, Anto, che è una presa per il culo per te, ma poi tutti i fan si prendono male se lo dico. Non metterlo, per favore. Benvenuti, signori, nell'undicesimo Pensavo stessi per episodio. dire ultimo, dicevo, ma zio, in che senso? Mi dispiace perché sono entrato nel mood che ogni volta che faccio questi video io sono colui che ti insulta. Cioè, se tu guardi il mio atteggiamento in questo genere di video o in tutti gli altri video, non sono io. E niente. Per questo episodio, signori, direi che mi merito assolutamente un like che dovete lasciare in questo istante perché ho speso 300 euro di gadget. Perché dici like e non mi piace? Chiamano. Quest'oggi, signori, il primo gadget con il quale partiremo oggi è un gadget per moto. Non hai specificato che hai speso una badinata di soldi stavolta. Ho appena detto che ho speso 300 euro. Scusa, sto guardando il cane. Ma l'ho detto prima che guardassi il cane. Guarda Ti è mai capitato di, tipo d'estate, quando fa caldissimo, tirare giù il cavalletto in un asfalto appena nuovo, appena fatto, e di ritrovarti la moto per terra? no. Quindi vi porto il primo gadget di quest'oggi. C'è una paletta da mettere sotto. Ovviamente vi ricordo che tutti i gadget li trovate nel link qui sotto nella descrizione. Oh, porco duro, pesante. Infatti questo qua è un prodotto che spero sia compatibile con la maggior parte delle moto, perché sinceramente non ho la certezza, che dovrebbe consentire al tuo cavalletto di ingrandire la base. Questo qua è il prodotto, come vedete è una piastra in metallo super massiccia, incredibile, che si va ad allentare e ad incastrare dentro cavalletto. Andiamo a montarla. All'interno della confezione, come vedete, ci viene anche fornita la brugolina apposta. La moto originale ha questo cavalletto. La logica comunque è che la base è molto piccolina e quindi fa poco peso. Se noi andiamo ad allargare la base, in teoria dovrebbe essere tutto meglio. Io ho sentito una canzone bellissima che diceva: Primavera, su sentadore mare. Sì, è bellissima. Momentaneamente lo abbiamo attaccato in questo modo. La logica a questo punto è che ovviamente la moto va ad appoggiare, come vi dicevo, su una superficie maggiore. È un gadget con un'idea interessante. Secondo me è più una roba da scooter. Insomma, se vi può interessare, link in descrizione. Sì, si vede tutto. Cos'hai fatto? Mi fa male la schiena. Il prossimo gadget è una roba proprio non necessaria. Non so neanche come faccia ad esistere. Ma la cosa assurda è che ne esistono 500 modelli. Quindi, evidentemente, c'è qualcuno che lo compra. Ma scusami, 1, 2, 3, 4. Porco zio, aspetta, mi sa che l'ho lasciato nella lista dei desideri. Perché ne ho comprato un altro in più. Aspetta, fammi controllare. Ah, sì, è nella lista dei desideri quello lì. Niente. Ok, quindi il prossimo gadget è comunque riguardante le auto. È comunque una roba, secondo me, non necessaria. Quindi, la descrizione di prima andava bene. Nel caso in cui tu ti trovassi con l'auto in panne e dovessi sostituire le ruote, hanno inventato questo gadget che ti dovrebbe aiutare a smollare i bulloni della ruota in maniera più veloce e immediata, facendo la metà della forza. Lo sai che la proviamo sulla tua macchina e non sulla mia, vero? Perché? Per questo penso di aver sgravato, perché mi sembra davvero roba di estrema qualità. Questo coso qua pesa un quintale, giuro. Qualità, tu, caro di ghisa. Ma zio, ma sei sicuro che è per le macchine, non è per i camion? Una gomma questa qua. Guarda, questo per me è per i camion. Truck. Truck a casa mia, porco, non è macchina. I bulloni sono uguali, no? No, Cristo Dio. Andiamo al furgone, bro! Abbiamo raggiunto il furgone Giussani. Estraiamo il nostro kit. Ma va, fra, guarda, questo è enorme. Questo mi sa che è ancora più enorme. Ma no, è per i camion, fra. Che palle! Bello, funziona molto bene. Link in descrizione, ve lo consigliamo. Se lo avete provato, fatecelo sapere. Non guardare. No. Per favore, io non sono stupido, ok? Questo qua è un gadget che secondo me terremo perché siamo due imbecilli. Non ha assolutamente senso. Potremmo utilizzarlo per i video spari con un po' di ingegno. Non guardare. No. Questo qua è un Velox che si può effettivamente acquistare su Amazon per vedere la velocità degli oggetti. Lo spero. Minchia, fra, ma ti prego, cioè, ma facciamo un video dedicato su sta roba. Ma sei scemo, fra? Lo sprechi in un video del genere? Lo proviamo, se funziona, un video dedicato in cui proviamo velocità massima delle moto, qualcosa riguardante questo, un'idea. Fatecela avere. Fatelacela avere. Un'idea, fatecela avere. Datecela. Qualità di costruzione, raga, sembra super figo. Che figo cazzo, questo, madonna. Andiamo a settare il dispositivo su chilometri orari. Molto bene. Sì, hai provato un attimo la pistola? Sì, a mezzo adesso ne.
Allora, io da conta chilometri passerò a 65. Ci provo. Vai. 63 km orari. Comunque raga, sembra veramente fatto benissimo sto prodotto e mi sento un poliziotto. Sono possibili 63 km orari? Sì, 65. Porco duro, zio, incredibile. Io non sono stato precisissimo, stavo anche inquadrando. Vi tengo piazzati qua raga, così magari riesco a farlo un po' meglio. 129 km orari. Velocità rilevata, 129 km orari. Sai che non ho guardato, ero con... Ma dai bro, avevi un compito. Sulla confezione tra l'altro c'è scritto che è dedicato per palle da baseball che viaggiano a velocità estreme e ad auto racing, c'è scritto, quindi secondo me è bello preciso. Raga, penso che questo sia il gadget più bello che io vi abbia mai fatto vedere in questa serie. Sì. Ora andiamo ad un prodotto, è oggettivamente utile per tutti secondo me, molto figo, che Amazon mi continuava a consigliare, ma io vedevo che era fatto in 3D e quindi dicevo Invece poi mi sono messo a guardarlo per bene e ho visto che oltre ad essere tanto venduto, dalle recensioni sembra tanto resistente, tutti ne parlano molto bene. Questo qua è un appendicasco da attaccare al muro per tenere i caschi direttamente in garage, belli, appesi e comodi. Questo qua è il prodotto, si vede che è stampato in 3D da tutte queste ghirigori che ci sono per riempirlo all'interno e anche dal fatto che è molto leggero, però sembra ben resistente. Questo qua è il prodotto montato, ovviamente non andremo a bucare il muro di Ivan. Intelligentemente hanno fatto questo incavo apposta e questo buco in modo tale da poter appendere anche i vostri abiti oltre al casco o la tuta, tipo la tuta, sia tramite il buco oppure direttamente tramite questi gancini per una più praticità. Se danno la possibilità di appendere più cose, il casco e tutto, vuol dire che la plastica è molto resistente. Sì. È un bel prodotto, è semplice, fa quello che deve e costa molto poco, quindi trovate nella descrizione il link. L'ultimo gadget è un gadget che mi serviva per rifarmi in qualche modo, perché se vi ricordate, tempo fa vi avevo portato un contatore termometro che faceva anche da contagiri, questa volta dovrebbe effettivamente, spero, essere il contagiri vero e proprio. Fatto apposta per vedere a quanti giri va il vostro mezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo. Lui sta... No, lo monti tu. Per l'installazione dovrebbe essere necessario estrarre il cavo della pipetta e attorcigliare il cavo del nostro contagiri 5 volte attorno a quello della pipetta. Lo abbiamo appena fatto, il contagiri è qua, quindi adesso proviamo. Accendiamolo. Funziona, zio. Non sarà precisissimo al 100%. Sì, sicuramente. Abbiamo provato per pochissimo, raga. Però, cioè, semplicemente bisogna vedere se funzionava. Funziona, link in descrizione anche per questo. Mi sembra anche abbastanza semplice l'installazione, una cosa che si fa in relativamente poco tempo. Perché c'è un cucchiaino? Quindi ragazzi, io spero che questo episodio dei gadget di Amazon sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere con un commentino qui sotto per che cosa utilizzereste l'auto Velox, perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Io ho un'idea clamorosa veramente, se no però ci arrestano. Io voglio andare in giro e spararlo contro le macchine della polizia o i carabinieri. E filmi la reazione. Non c'è scritto che è illegale. No, perché non dovresti potere. Ragazzi, sono troppo contento. Vi posso portare un sacco di nuovi contenuti. Ciao raga, link in descrizione. Tutto, seguiteci su Instagram. Iscrivetevi al canale. E vai, ti spogli lentamente, ma dai. Attesa mi fa.